amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Scanner per scoprire cosa c'è dentro la notizia. Oggi ci concentriamo su quanto sta avvenendo anche nel nostro territorio, quello della provincia di Barletta-Andria-Trani, per quanto riguarda la situazione dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto per quel che riguarda i controlli che vengono effettuati sul territorio per evitare il propagarsi del virus, e cercheremo di capire anche come si sta immaginando e progettando la cosiddetta fase 2, quella della lenta riapertura della convivenza tra le nostre vite quotidiane e la presenza appunto del rischio contagio. Siamo particolarmente lieti di ospitare quest'oggi il prefetto della provincia di Barletta Andria e Trani, che vediamo in questo istante, il prefetto Maurizio Valiante. Grazie eccellenza per aver accettato il nostro invito, e sicuramente dobbiamo partire facendo un elogio a lei e ai suoi uomini per come state gestendo questo momento di grande difficoltà del nostro territorio. Il nostro applauso va indubbiamente a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizie locali, vigili del fuoco, guardia costiera, capitaneria di porto, insomma tutti quelli che ci stanno garantendo in questo momento una sicurezza e la tranquillità in un momento davvero drammatico per il nostro paese. Grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Vi ringrazio molto per questo invito e soprattutto per questo gesto di riconoscenza e riconoscimento di questo impegno inesauribile che si sta sviluppando in primis dalle forze dell'ordine, che quotidianamente e presentemente garantiscono non soltanto un'azione di controllo legata a questa esigenza della limitazione degli spostamenti e quindi garantire condizioni di sicurezza assoluta sotto il profilo sanitario, ma anche per tutta la normale attività che continuano a svolgere per garantire la sicurezza del territorio. Quindi mi fa veramente piacere che si sia riconosciuta questa attività straordinaria che stanno mettendo in campo e continueranno a garantire ininterrottamente, in vista anche di questo prossime festività, in vista del rilascio graduale del lockdown che, secondo quanto preannunciato, potrebbe essere già a partire dal prossimo 4 maggio. Ma dobbiamo aspettare ovviamente le indicazioni da parte del governo rispetto alla data di riapertura. Ecco, eccellenza, come ha reagito invece la popolazione? Così, questo primi mesi, questo primi 45 giorni, dobbiamo dire che tranne qualche eccezione la situazione è davvero incoraggiante, cioè i cittadini hanno risposto bene. Devo riconoscere che la stragrande maggioranza ha risposto benissimo. Dopo un'iniziale fase di disorientamento generale che ha riguardato un po' tutti noi, perché ha stravolto sostanzialmente la nostra vista, la nostra vita, la nostra dimensione del quotidiano, gradualmente si è adeguata, ha compreso la gravità e la serietà della situazione, per cui ha anche garantito un'ampia collaborazione alle forze dell'ordine, attenendosi puntualmente e scrupolosamente a tutte le indicazioni e quindi alle misure prescrittive, governative. In tutto questo c'è stata una piccolissima parte che ha inteso mantenere questa sorta di atteggiamento anarchico, ma è stata immediatamente contenuta questa sorta di impropria esuberanza e sono stati sanzionati. Dai dati che quotidianamente noi diramiamo, tanto per avere un'idea dell'attività che è stata svolta dalle forze dell'ordine, c'ho qui una sorta di dall'11 marzo al 22 aprile sono state controllate 56.135 persone, denunciate 1.689, ex articolo 650 del codice penale,
in virtù di una precedente previsione da parte di legge, poi Ecco, il successivamente 650, è il stata 600, depenalizzata. l'articolo 650 è quello che Il divieto di osservanza di un ordine di un'autorità dell'ordine. che comunque che poi è stato sostanzialmente depenalizzato in una seconda fase, per cui da reato è stato considerato una sanzione amministrativa e le persone sanzionate sono state 2.901, persone poi denunciate per altri motivi, del 495-496 codice penale, 70, persone denunciate per altri reati 80, 6 arresti, 7.420 esercizi controllati, titolari di esercizi commerciali denunciati 43 e sanzionati amministrativamente 42. Ecco. Quindi sostanzialmente ho compendiato un po' le risultanze di questa incisiva azione di controllo che è stata sviluppata dalle forze dell'ordine unitamente, devo riconoscere, anche al grande lavoro fatto dalle polizie municipali, in ordine anche a un impegno importante garantito da tutte le amministrazioni comunali, quindi dai sindaci che ho periodicamente Sì, sentito. Quindi, ci arriviamo prego. a questo aspetto. Ecco, ha parlato di una risposta attenta, forte, precisa da parte dei cittadini, ma anche le imprese, ricordiamo soprattutto gli esercizi commerciali che in questo momento hanno avuto una sofferenza terribile e che molti dei quali difficilmente riusciranno a riaprire dopo, eppure abbiamo sentito dai numeri rispetto al numero dei controlli chi ha cercato di violare queste norme che sono state imposte non certamente per capriccio di qualcuno, ma per la sicurezza di tutti, indubbiamente sono pochissime. Sì, diciamo, si sono attenuti abbastanza, quindi è stato un ottimo risultato, quindi un grande senso di responsabilità anche da parte degli esercenti commerciali, dei titolari di attività produttive, che sicuramente hanno accompagnato positivamente purtroppo questa contingente situazione di criticità che stiamo vivendo e quindi hanno accompagnato le misure. Diciamo di rigore imposte dal governo. A questo proposito, ci accingiamo a vivere altri 3 giorni di grandissimo impegno da parte delle forze di polizia in senso lato, naturalmente, perché ci avviciniamo a grandi passi al 25 e 26 aprile, che sono il 25 aprile festa nazionale, il 26 aprile è domenica e poi c'è il 1º maggio con annesso ponte che un tempo sarebbe stato davvero un ponte straordinario, quello del 1º e 3 maggio con la domenica, che invece quest'anno ci vedrà ancora chiusi in casa. Sì, rispetto a queste giornate di festività, le prossime giornate, è stata anche qui puntualmente pianificata tutta un'attività di controllo, cercando di impostarla, ricalcando un po' la stessa impostazione dei giorni delle Pasqua e festività Pasquetta. pasquali, Sì. dove abbiamo riscontrato tutti con successo un'attenta e ordinata situazione di mobilità all'interno delle nostre città. E sicuramente ci sarà anche qui un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Utilizzeremo in questa fase anche elicotteri e droni proprio per garantire un controllo più ampio e capillare. E ci sarà l'impiego della polizia stradale ai varchi, gli accessi autostradali sulle strade extraurbane principali, proprio per controllare e limitare al massimo spostamenti ingiustificati, che ricordiamo sono sempre esclusivamente dettati da esigenze lavorative. In questi giorni saranno pochissime le esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di urgenza sul profilo della salute, ci auguriamo che siano il meno possibili.
e quindi dovremmo, questo è l'auspicio, garantire la stessa tranquillità e serenità che ha caratterizzato i giorni del periodo pasquale. Ci sarà qualche piccola deroga legata anche a questa recente ordinanza regionale che consente ai proprietari di appezzamenti di terreno di garantire, e quindi questo potrebbe essere uno spostamento che noi stiamo cercando di far capire che potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, evitarli di fare in questo periodo festivo, certo. È legato a queste attività di cultura, manutenzione dei propri appezzamenti di terreno, certo, per finalità agricole. Ecco, abbiamo fatto riferimento prima anche all'importante, costante, capillare interlocuzione con i sindaci delle 10 città della provincia Bat, un aiuto e un supporto davvero notevoli e una interlocuzione che ha dato frutti immediati, vero Eccellenza? È importantissimo, questo è vero, devo sottolinearlo con grande entusiasmo istituzionale, perché ho avuto modo di verificare, apprezzare e valorizzare questa forte sinergia interistituzionale che esisteva e che si è ancora di più corroborata in questa fase, con una grandissima disponibilità e senso delle istituzioni, di dedizione dei sindaci, e soprattutto ho potuto intercettare questa grande passione che hanno per il loro territorio, quindi veramente stanno operando in maniera concreta e incisiva. E con loro abbiamo istituito un tavolo periodico che ora è stato anche ufficializzato all'interno di una cabina di regia che abbiamo avviato, dove partecipano tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore produttivo della provincia, proprio per affrontare in vista della fase 2, sviluppare un po' un'analisi un po' di tutte le problematiche e le criticità relative alla ripresa. Ecco, e c'è un tavolo specifico con le amministrazioni comunali che è incentrato in primis su tutta la questione del disagio sociale. Avete sicuramente seguito e vissuto questa importante fase legata all'emergenza alimentare, dove c'è stato questo il robusto e incisivo trasferimento di risorse da parte del governo in favore dei comuni perché potesse essere assicurata in questa fase così critica soprattutto alla popolazione un po' più che ha maggiori esigenze questa assistenza importante da parte delle amministrazioni locali. In questa fase i sindaci Prego, sì, veramente svolto un lavoro eccezionale. Indubbiamente questo è un aspetto fondamentale. L'altro aspetto importante, lo ha già accennato, è l'aver creato, forse tra i primi in Italia, questa cabina di regia per immaginare un percorso che ci porti a una fase 2 che non ci faccia riprecipitare nella situazione di emergenza sanitaria. Ecco, qual è stata la difficoltà principale che ha dovuto affrontare proprio in vista delle possibili riaperture? Qual è lo scenario che ha immaginato? Allora, c'è stata questa esigenza soprattutto di avviare questo dialogo e confronto con tutte le componenti un po' essenziali del settore produttivo, proprio perché c'è un'aspettativa veemente da parte di tutto il settore delle imprese e delle attività produttive in questa ripresa. Le discussioni, il confronto ci hanno portato a denucleare in una prima fase tre aspetti principali. In primis il discorso della tutela dei lavoratori che riprenderanno, quindi si è così condivisa in questa fase transitoria in attesa di un protocollo nazionale di definire congiuntamente, quindi parti associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, coinvolgeremo anche INAIL e ASL per una sorta di validazione tecnica, di attivare un protocollo provvisorio di sicurezza
che possa garantire la riapertura delle attività produttive con nuovi metodi organizzativi che siano convergenti verso le esigenze di sicurezza dei lavoratori. Questo è stato un aspetto prioritario. Così come abbiamo attivato un tavolo per affrontare un'altra tematica di rilevante interesse che riguarda l'accesso ai canali di finanziamento previsti dal decreto legge liquidità per così favorire un'iniezione di liquidità alle imprese per la ripartenza. Ecco, come è andato proprio il vertice su questo aspetto? L'avete tenuto proprio in queste ore? Sì, l'abbiamo tenuto ieri, dove abbiamo invitato ed erano presenti il presidente dell'ABI, Regione Puglia, il dottor Maurice, il direttore della Banca d'Italia, di Bari, e dei maggiori rappresentanti delle categorie, dei settori produttivi, categorie datoriali della provincia. E sono emerse sicuramente aspetti importanti nell'ambito di questa ampia e approfondita discussione legata a queste criticità per l'accesso rispetto a procedure che sembravano eccessivamente agevoli, quindi semplificate, invece abbiamo preso che c'è qualche problema che è in via di superamento proprio per facilitare il più possibile l'accesso al credito. Ci diceva il presidente dell'Ordine dei Commercialisti, non si possono certo risolvere i problemi della eccessiva burocrazia in 10 giorni, 15 giorni. Quindi lo sforzo di superare questi vincoli è una delle grandi sfide dell'Italia di questi giorni. Sì, il problema si acuisce anche per un altro ordine di motivi. Il problema principale è che i lavoratori, gli operatori della banca lavorano ancora da remoto, quindi c'è questa anche difficoltà di interloquire anche ai fini così acquisizione di chiarimenti per agevolare il più possibile l'attivazione delle procedure in maniera corretta. E al proposito abbiamo trovato grande sensibilità e disponibilità da parte del presidente dell'ABI, Regione Puglia, che ha sicuramente avviato un'azione di sensibilizzazione verso tutte le banche per potenziare i canali diciamo telematici di collegamento e da remoto, quindi telefonici, e ci ha messo anche, ci siamo resi disponibili a creare un ulteriore canale. Infatti sul nostro sito abbiamo attivato un'apposita modulistica per recepire eventuali istanze rispetto a problematiche e criticità che noi possiamo veicolare attraverso anche una corsia preferenziale ad ABI perché possono trovare ampia soluzione o chiarimento immediato in modo per accompagnare anche diciamo, gli utenti alla soluzione dei problemi e quindi ad attenuare queste situazioni di intralcio, quindi ad accelerare un po' la fase del riconoscimento del beneficio. Questa è sicuramente un'indicazione importante, quindi rivolgersi anche sfruttando il canale del sito istituzionale della Prefettura di Barletta-Andria-Trani. Eccellenza, come immagina la riapertura? Quali i problemi, quali i fattori di crisi, i problemi della mobilità, i problemi sociali, i problemi della riapertura dei negozi? Qual è l'aspetto che la preoccupa di più? Lei ha toccato uno dei temi più importanti, è il problema della mobilità, che è oggetto anche di questo protocollo, in considerazione del fatto che bisogna comunque continuare a garantire questa distanza interpersonale. E lei sa, questo comporterà, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei trasporti pubblici, una riconsiderazione un po' dei provvedimenti sin qui adottati rispetto ad una messa a disposizione di maggiori mezzi di trasporto per consentire anche diciamo, la mobilità dei lavoratori.
Questo è uno dei primi aspetti, così come sarà un aspetto importante questo contingentamento degli ingressi, accedere anche in fasce orarie diverse, che è uno degli altri problemi, e poi un po' un cambiamento, è possibile, anche delle metodologie organizzative di lavoro che assicurano questo distanziamento. Questo è un aspetto sicuramente. Però è rimesso un po' alle valutazioni tecniche. Lei sa che in corso è in atto un tavolo a livello, diciamo, centrale, dove si stanno affrontando proprio queste questioni, e sostanzialmente questi aspetti sono ormai divenuti pubblici, tant'è che ci si è resi conto di poterli affrontare anche da subito, proprio per prevenire possibili problemi in vista di una riapertura che sarà imminente. Le volevo dire, rispetto al discorso delle aziende che tra l'altro hanno già autorizzate, che sostanzialmente si stanno adeguando a garantire anche questa sicurezza del lavoro, noi abbiamo circa quasi il 50%, a noi risulta, delle aziende produttive che hanno già sostanzialmente la possibilità, perché in quanto già autorizzate o quelle che hanno richiesto in quanto appartenenti ad una filiera produttiva rispetto ad un'azienda che è già autorizzata. E quindi a noi risulta che Pensiamo ad esempio all'agroalimentare, che è forse una delle eh sì, forme più diffuse da noi di delle impresa. forme più di esatto, quindi diciamo c'è già una cospicua attività produttiva, cioè già in maniera cospicua attività produttive già hanno sostanzialmente o non hanno mai smesso o stanno riprendendo. Ora ci poniamo il problema, che tant'è vero abbiamo istituito sempre nell'ambito di questa cabina di regia appositi gruppi di valutazione delle problematiche, due tavoli. Uno dei principali tavoli riguarderà il settore turistico, che è Ecco. un po' un settore nevralgico in questa provincia, e soprattutto affronteremo, già domani abbiamo convocato questo tavolo in videoconferenza, le prime, così svilupperemo le prime considerazioni. Immagino Ecco, acquisiremo un po' tutte le informazioni. che estate sarà per il nostro turismo, Eccellenza? So che non ha, la sfera, di Eh cristallo, per sì, cui non è semplice, ma. io mi aspetto chiaramente un ritorno alla normalità, ma diciamo obiettivamente sarà difficile. Però se effettivamente seguiamo questa pianificazione che il governo sta articolando in questo momento col conforto dei scienziati, dei medici, riusciremo probabilmente, almeno da quanto anche riusciamo a capire dalle conversazioni quotidiane sia a livello così ministeriale, sia a livello dell'acquisizione dai mass media, sembra di capire che ci possa essere questo graduale ritorno alla normalità, e probabilmente anche quest'estate riusciremo così a recuperare un momento importante della nostra vita, cioè questa possibilità di ritrovare momenti di serenità, seppur Questo condizionati da questi limiti che penso che obiettivamente dovremmo continuare a rispettare. ha toccato un aspetto importante, perché c'è l'auspicio, a cui ovviamente ci associamo, di poter recuperare una normalità, però è bene rimarcare obiettivamente e con onestà che il 4 maggio, quando ci sarà questa riapertura, questa fase 2, non è un liberi tutti, vero Eccellenza? L'ho sentita male. Non è un liberi tutti, cioè Ah, no, non... assolutamente, assolutamente. Sicuramente dovremmo convivere in maniera strutturale in questa fase con le regole che ci siamo dati, dovremmo esercitare un'autodisciplina
massima nel nostro interesse, soprattutto per non rivivere situazioni di drammatiche, di tensioni che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo momento particolare. Quindi è nel nostro interesse riprendere il più possibile una vita di normalità, ma rispettando le regole che ci sicuramente dovremmo attenerci. E allora e che ci sarà. Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto della provincia di Barletta-Andria Trani, Maurizio Valiante, per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito. Rivolgiamo ancora il nostro applauso per quanto ha fatto in queste difficilissime settimane, non soltanto per i cittadini, ma anche per chi ha vegliato che questa situazione non degenerasse, per cui estenda ovviamente a tutte le forze di polizia, a tutti i suoi collaboratori il nostro applauso, e con lui magari torneremo ad incontrarci tra qualche settimana, magari per fare un bilancio finale di questa emergenza, pensando che magari la situazione si sia risolta. Grazie ancora al prefetto Maurizio Valiante. Grazie, grazie, mi fa molto piacere questi ringraziamenti, che parteciperò sicuramente ai vertici delle forze di polizia, perché a loro volta li estendono a tutto il personale, gli operatori di polizia. E così come io ringrazio voi, perché, ripeto, per me interloquire con la stampa, con i giornalisti è molto importante, soprattutto attraverso voi riesco ad avere anche elementi utili ai fini delle valutazioni di ogni strategia da porre in essere anche sul territorio provinciale. Grazie ancora. Grazie, grazie Eccellenza. Arrivederci, grazie. Grazie. E proseguiamo questo nostro incontro con Scanner per scoprire cosa c'è dentro la notizia, con un nuovo ospite molto molto gradito. Siamo in compagnia di Antonello Soldani, grazie Presidente per essere con noi, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani. Con lui cercheremo di fare un po' il punto della situazione economica del nostro territorio in previsione di quella che tutti continuano a chiamare fase 2, ma che in realtà è una ripartenza vera e propria del nostro paese. Presidente, allora, innanzitutto qual è la situazione del tessuto economico del territorio provinciale? Lei è il presidente dell'Ordine di Trani, che ricomprende tutte le città del circondario del Tribunale di Trani, quindi oltre alla provincia c'è anche Molfetta, c'è Corato, c'è Ruvo, quindi un territorio vasto ma omogeneo. Qual è la condizione economica delle imprese che si rivolgono ai commercialisti in questo momento? Ah, devo dire, intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che proprio ieri l'Union Camere Puglia ha pubblicato un abstract sulla situazione previsionale del Covid. E io mi sono andato così, per una questione proprio di confronto, a verificare che cosa è successo praticamente in questi due mesi in termini di aspettativa. A gennaio uno studio Istat, che pubblicava i dati dell'anno 2018 e in parte dell'anno 2019, indicava la Puglia, confermava che la Puglia incrementava annualmente il proprio PIL, che eravamo nella direzione di dover risalire la china, diciamo, della crisi del 2008-2011. Mentre ieri l'Union Camere ha indicato che, proprio vi leggo letteralmente, che è veramente una situazione abbastanza critica. In Puglia, nei primi mesi dell'anno 2020, e quindi praticamente ancora prima del coronavirus, il numero delle imprese e delle addette pugliesi è aumentato di 120 addetti. In Puglia si contano circa 380.000 aziende e 1.143.000 persone occupate. Le proiezioni. Secondo Union Camere, a fine 2021 in Puglia si registreranno 20.000 imprese in meno.
con una perdita di 69.000 posti di lavoro. Ma non solo, che diciamo queste perdite saranno spalmate tra il 2021 e il 2022. Ma la cosa più che colpisce di più è che aumenteranno le procedure concorsuali e le liquidazioni delle società. Per quanto riguarda le procedure concorsuali, 31.000, mentre le liquidazioni 71.000. E si potrà raggiungere il PIL dell'anno 2019 solo nell'anno 2025. Si stima una perdita mensile di 1,5 miliardi al mese. Cioè, questa è una situazione che tutti quanti ci auguriamo possa essere in qualche modo eccessivamente pessimista. Ma questa, però, Presidente, questa proiezione vale anche se si tornasse tranquillamente in attività già a partire da maggio? Cioè, questa è la situazione che si è già determinata ad oggi? Certo. Questa è la situazione che praticamente viene proiettata nel futuro, diciamo sono le aspettative secondo un modello econometrico che hanno individuato e che poi tutto sommato è in linea con quella che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha sviluppato nel suo osservatorio. Perché chiaramente aver bloccato diciamo le attività è stato abbastanza semplice, ma riattivarle è tutta una questione estremamente difficile, perché noi ci troviamo in un tessuto, in un diciamo, mondo economico, nel quale non si fanno sconti. Quando noi riapriremo, in generale, ci sarà una concorrenza molto forte. I nostri amici europei saranno sicuramente in una situazione di competitività nettamente migliore rispetto alla nostra. La Germania ci ha i dati della mortalità di questa epidemia nettamente inferiore a tutti gli altri, e sono quelli che stanno partendo alla grande, se mai si sono fermati. Noi invece abbiamo delle situazioni per alcuni settori drammatici, perché quando si stima una riduzione del PIL del 5-6% mensile, che già c'è stata nel mese di marzo, ci sarà nel mese di aprile, sarà leggermente inferiore nel mese di maggio, non vuol dire che ciascuna impresa avrà una riduzione del proprio fatturato del 5, del 10, del 15%. Qua ci sono settori nella nostra realtà che avranno difficoltà a tirar sulla saracinese, mentre altri che ovviamente continueranno a fare le loro attività e che non si sono mai fermati. Perfetto, e questa è già una fotografia fondamentale. Ecco, ma i commercialisti sono, e gli esperti contabili, i ragionieri, sono i partner reali delle nostre aziende. E in questo momento siete sotto assedio, perché immaginiamo che chiunque abbia un'impresa, che sia il piccolissimo imprenditore ma anche la grande azienda, chiama in continuazione il commercialista per sapere ma come posso fare ad affrontare questo momento drammatico, quali consigli, quali scorciatoie posso trovare per ripartire e rimettere in piedi la mia azienda. Ecco, immaginiamo le difficoltà che state incontrando in questo momento. Cosa rispondete? Ma noi chiaramente, veramente, oltre ad essere a svolgere la nostra attività professionale con la nostra consueta diciamo competenza, in questo periodo abbiamo anche la funzione di mantenere un minimo di fiducia nei confronti, diciamo, e di infondere fiducia nei nostri imprenditori. Ma non ci riusciamo, questo lo dobbiamo dire in modo molto chiaro e molto netto. Due sono le domande che anzi, la prima non è una domanda, è un'accusa che viene rivolta a tanti di noi.
per questo difetto di comunicazione o un'eccessiva comunicazione o una comunicazione distorta che è stata fatta sui decreti e su tutte le iniziative che sono state annunciate. Perché chiaramente se il cittadino, se il piccolo imprenditore ascolta i comunicati governativi e i commenti che sono stati fatti nell'immediato, si aspetta o si aspettava di trovare i 600 euro di ammortizzatori sociali, tutte le misure, i 25.000 euro che sono state dichiarate come somme messe a disposizione nell'immediato. Chiaramente siamo stati accusati, sia noi che il sistema bancario, di creare degli ostacoli, di non aver capito quella che era, diciamo, la normativa che il governo ha emanato. Quindi questa è un'accusa che poi chiaramente si riusciamo a convincere i nostri imprenditori che sì, entriamo tra un poco entriamo proprio nel dettaglio di questo, perché c'è questo difetto di comunicazione, in realtà è una manipolazione politica, ma ci entriamo immediatamente. L'altro invece rilievo, l'altra domanda dice: cosa dobbiamo fare per la ripresa? E qua chiaramente noi non ci siamo mai trovati in una situazione del genere, parlo proprio come professione, come mondo economico, per cui dobbiamo avere la flessibilità che richiede il momento, perché non dobbiamo dire le cose come stanno, non sappiamo come le cose potranno diciamo evolversi una volta che si tireranno su le saracinesche, parlo ovviamente dei piccoli imprenditori, dei piccoli artigiani, delle piccole e medie imprese. Non sappiamo ancora se il mercato esiste, per chi ha un mercato chiaramente con orizzonti superiori a quelli locali, comunali o provinciali. Non sappiamo neanche se, tirando su la saracinesca, poi i consumatori si affacceranno perché avranno la disponibilità per poter acquistare i prodotti che si vanno a vendere o i servizi che si vanno a vendere. Quindi tutto questo, al di là, diciamo, degli scenari che ci possiamo immaginare, più o meno catastrofici come quelli tirati giù da Odeon Camere, non abbiamo la sfera di cristallo. Dobbiamo appunto avere quella disponibilità, quella flessibilità, quella fiducia nel futuro che deve contraddistinguere l'imprenditore. È chiaro che non bisogna dire non tutti l'avranno, perché ci saranno coloro, e ci sono già, che hanno già esaurito i propri risparmi e per i quali parlare di tensione sociale purtroppo è un fatto che potrebbe chiaramente accadere. Ecco Presidente, allora entriamo nel merito delle questioni. Ha detto perfettamente, qui non vogliamo fare una valutazione politica partitica, ma indubbiamente la politica in senso lato ha commesso degli errori probabilmente imperdonabili, perché quando il Presidente del Consiglio promette una bocca di fuoco da 400 miliardi di euro, immediatamente gli imprenditori hanno tirato un sospiro di sollievo. Finalmente abbiamo uno Stato che, perché ricordiamo che 400 miliardi di euro sono arrivati la settimana successiva in cui si era parlato di un intervento iniziale di 25 miliardi di euro. Quindi passare da 25 miliardi di euro, che sembravano pochi per tutti, ma comunque erano soldi concreti, a 400 miliardi di euro è sembrato che si potesse vedere la luce in fondo al tunnel. E poi che cosa è successo? Gli imprenditori cosa hanno scoperto? O meglio, i commercialisti, i consulenti d'impresa, cosa hanno scoperto? Beh, diciamo che quelli più attenti avevano capito immediatamente che si trattava semplicemente degli effetti annunci, perché non conoscendo la nostra burocrazia, che è stata finalizzata ed è stata creata per raggiungere determinati obiettivi, e quindi in tempi, diciamo, normali, che normali manco prima erano, e
gestire questo momento straordinario con le stesse regole e con gli stessi lacci e lacciuoli di carattere amministrativo era una cosa assolutamente impensabile. Come del resto assolutamente impensabile poter smantellare questo sistema burocratico nel giro di 10 giorni o anche un mese, perché vorrei ricordare che tutto questo è partito 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa. Certo. Quindi andare a pretendere, non sto assolutamente giustificando il governo, però andare a pretendere che nel giro di 1 mese e mezzo vengano superati tutti quei mali che sono stati creati nel giro di anni, in termini proprio di burocrazia, era una cosa assolutamente insostenibile. Il primo decreto, quello del 7 marzo, quello del Cura Italia, quello dei 25 miliardi, che sono gli unici soldi effettivamente messi a disposizione dallo Stato fino ad oggi, hanno avuto 3 direzioni. Uno, quello che riguardava la sanità, ed era una questione sacrosanta, mettere a disposizione delle somme per l'assunzione, molto spesso anche temporanea o quasi sempre temporanea, di infermieri, medici, per sopperire a quelle che erano le urgenze di carattere sanitario. L'altro era nei confronti dei lavoratori dipendenti attraverso la cassa integrazione guadagni, sia di carattere normale, cioè gli ammortizzatori sociali in generale, ma anche qui, quando si dice daremo gli ammortizzatori sociali nella misura dell'80% dello stipendio, eccetera, eccetera, è chiaro che ci sono determinate procedure. L'INPS che ne sapeva dei soggetti che potevano ottenere questi finanziamenti? Lo avrà potuto sapere solo il 16 marzo, quando sono state comunicate all'INPS attraverso i modelli che periodicamente si indicano quanti sono stati messi in cassa integrazione. Da quel momento conosce, ma semplicemente a livello di conoscenze, partono tutte le procedure. Come si poteva pensare che dal 7 marzo al 16 marzo, una settimana e 10 giorni, ci poteva essere? E voglio ricordare a tutti che ad oggi, che è oggi 22 aprile, noi non abbiamo, nessuno dei dipendenti ha preso un euro dagli ammortizzatori sociali. Tant'è vero che stanno pensando addirittura di far intervenire le banche, che in questo periodo sono nulla facenti, diciamo così, per anticipare anche la cassa integrazione guadagni. E questo per quanto riguarda i dipendenti. Il terzo aspetto del Cura Italia è lavoratori autonomi e diciamo il mondo delle partite IVA, ai quali sono stati promessi, e veramente qua la settimana scorsa che sono iniziati ad entrare nei conti correnti delle persone, i famosi 600 euro. Lasciamo perdere il click day e tutti i casotti vari. Però ma anche lì era evidente che non potevamo gli strumenti non potevano essere così veloci. E quindi, però, stiamo parlando di 600 euro che, insomma, non risolvono assolutamente nulla. Però bisogna tener conto anche del fatto che i 600 euro, cioè se stiamo parlando del piccolo artigiano, se stiamo parlando anche di una piccola pizzeria, giusto per capire sì, che cosa stiamo parlando, del bar, 600 euro sono gli incassi di un giorno, di mezza giornata, dipende dalla grandezza della struttura. Quindi che cosa si vuole risolvere con 600 euro? Un fitto di un 100 metri quadri, di un 150 metri quadri, ti costa quasi quella cifra, se non di più, dipende da dove ti trovi. Quindi io non lo voglio chiamare manco aiuto questo, né disprezzarlo, ma preferirei proprio non parlare di questa situazione qua, che purtroppo ha avuto un certo successo anche nel mondo professionale, perché ci sono state 120.000 richieste di avvocati, 20.000 richieste di commercialisti. Per ottenere queste somme bisognava avere un reddito non superiore ad una certa cifra. Quindi chiaramente queste ci danno proprio l'idea
difficoltà. Fanno emergere reale le difficoltà, certo. Ecco, invece per le imprese poi la ciliegina sulla torta erano appunto i 400 miliardi. Eh sì, e là praticamente veramente devo dire che abbiamo toccato, che abbiamo... Ecco, io dal punto di vista tecnico, affrontando il discorso, tecnico del decreto liquidità, di come il Parlamento, veramente il Parlamento mi pare che lo sta approvando. È stato informato in queste ore il Parlamento. Però il governo praticamente nella relazione di accompagnamento al decreto di liquidità ha chiaramente indicato qual è la finalità del decreto di liquidità. Il problema è stato che la comunicazione che è stata fatta in una direzione totalmente diversa. Intendiamoci, che cosa, quando praticamente il capo del governo parla di un bazooka, parla di una cosa di messa a disposizione di 400 miliardi, che sono cifre che nessun governo, giustamente, come diceva lui, ha mai messo a disposizione. Però entriamo nel merito. Che cosa si intende per liquidità? L'approccio e la definizione del nostro Presidente del Consiglio o comunque dei nostri governanti è stato di carattere tecnico, puramente tecnico, cioè immissione nel sistema di denaro, di credito, quello che sia. Mentre la percezione che si è avuta da parte dei cittadini comuni, da parte degli imprenditori, da parte dei non addetti al lavoro o semplicemente da parte dei cittadini che avevano necessità e che speravano in un aiuto del governo, per liquidità si intendono soldi in tasca a fondo perduto che non dovevano essere restituiti. Perché dice: sono stato chiuso, non ho prodotto il mio reddito di 1.000, 1.500 euro, 2.000 euro al mese, quello che sia, per non si sa quando riapremo, avremo questi soldi a fondo perduto, sto parlando almeno dei 25.000 euro, e quindi in questo modo possiamo andare avanti. Quindi queste due differenti posizioni terminologiche hanno creato una confusione incredibile. Che cos'è invece in realtà il decreto di liquidità? È uno strumento che attraverso il quale lo Stato italiano non ha messo un euro, perché non ci sono 400 miliardi di immissione di liquidità da parte dello Stato. Ha semplicemente detto lo Stato: io, attraverso la SACE, comunque senza entrare nei particolari. Nei tecnicismi, certo. Nei tecnicismi. Lo Stato dice: io garantisco le banche che daranno finanziamenti alle imprese. Quindi ha affidato totalmente al sistema bancario tutte le valutazioni del caso. Ha semplicemente detto: io intendo garantire. Perché ha fatto questa operazione? Perché è chiaro che in un sistema italiano caratterizzato dalla sottocapitalizzazione e quindi da un forte indebitamento delle imprese, dopo questo periodo, con quell'indebitamento, nessuno avrebbe avuto, potevano andare avanti, certo. Non possono andare avanti, hanno esaurito le loro linee di credito, magari hanno i magazzini pieni perché non hanno potuto consegnare, non hanno potuto pagare i propri fornitori, non hanno potuto pagare i dipendenti, non hanno potuto pagare l'erario. E allora con questa emissione di liquidità destinata esclusivamente, su questo bisogna essere molto molto chiari, alle imprese che sono bancabili, cioè alle imprese che hanno semplicemente una crisi finanziaria. Quindi le imprese sane? Le imprese assolutamente sane, perché solo queste imprese attraverso questo sistema possono rimettere nel circuito economico il denaro fresco che gli viene dato dalla banca. E poi qua dobbiamo discutere il fatto che
restituire queste somme, non parlo dei 25.000 euro, parlo diciamo delle somme più grandi, in un certo tempo, è chiaramente assolutamente, e qua stiamo parlando di tempi ristretti, perché stiamo parlando massimo di 72 mesi, invece bisognava andare molto più in là. Però, ripeto, queste sono, diciamo, le misure. Ecco, però alcuni osservatori hanno sostenuto che in realtà, più che aiutare le imprese, si è voluto con questo sistema mettere in sicurezza le banche, che hanno potuto cancellare le proprie insicurezze attraverso la garanzia che è passata da chirografaria a privilegiata dello Stato proprio attraverso questo finanziamento del decreto. Corrisponde al vero questa situazione? No, questo non è proprio così, perché gli ulteriori finanziamenti, cioè lo Stato ha previsto che comunque sia questi ulteriori finanziamenti non debbano essere superiori al, cioè debbano comunque garantire il mantenimento delle linee di credito fino al 30 settembre 2020 ed una maggiorazione del 10%. Però sono state classificate come interventi di carattere temporaneo, quindi in realtà fino al 31 dicembre 2020, quindi noi non sappiamo che cosa succederà dopo, non sappiamo che cosa succederà il 30 settembre, e chiaramente il, diciamo, qualche banca potrebbe furbescamente operare proprio come si stava dicendo in precedenza, perché se io ho un affidamento che traballa e con garanzie che probabilmente non potrei mai escutere la garanzia dello Stato, quindi fare questa sostituzione di garanti sarebbe opportuno, però è un'operazione marginale. Ecco, marginale, ma direi illegale. Ah, ecco, è ancora peggio. Presidente, allora gli imprenditori che speranza hanno? Devono attendere che l'Europa decida? Ah, io guardi, ho sentito alla Sette praticamente un'ora e mezza fa, mentre si iniziava il collegamento con perché c'è l'intervento di Conte a livello europeo, e ho sentito i tempi, cioè pare che oggi non si concluda più di tanto e che ci sarà la necessità di altri due incontri di questo tipo. Quindi, uno a fine aprile e uno a maggio. Ma se sono questi i tempi delle risposte dalla Comunità Europea e conseguentemente quelli dell'Italia, abbiamo finito di vivere. Che non si muore di coronavirus solo, si muore anche di questi aspetti economici, che hanno necessità della tempestività degli interventi. Chiarissimo. Un ulteriore particolare, perché siamo in chiusura di questo collegamento e poi magari nelle prossime settimane ci torniamo, perché la situazione è davvero troppo seria per poterla esaurire in una chiacchierata di mezz'ora. Ecco, Presidente, ma se la fase 2 dovesse cominciare davvero il 4 maggio e quindi pian piano riaprire le aziende, lei si aspetta che la situazione possa migliorare o ci troveremo comunque in una situazione di recessione accertata? A livello generale sicuramente recessione accertata, su questo non ci può essere benché minimo dubbio, perché non è che si riparte così come ci si era fermati. Ritorno al concetto di prima, ci sono alcuni settori per i quali purtroppo dobbiamo essere concreti, bisogna essere realistici. Tutto il nostro settore turistico, sul quale contiamo soprattutto nel periodo estivo, noi, chiaramente avrà delle enormi difficoltà. I ristoranti avranno un dimezzamento delle loro capacità produttive, perché bisogna rispettare le distanze. Lo stesso discorso per i bar, lo stesso discorso, i problemi degli alberghi, perché sì, si riapre, ma dal punto di vista, diciamo, del sentire comune, quanti di noi sarebbero disponibili ad andare a fare le vacanze in un albergo di una settimana non sapendo chi è andato prima e se l'albergatore ha fatto le sanificazioni che doveva fare?
Cioè, tutti questi aspetti di carattere psicologico del consumatore vanno tenuti presenti. Possiamo pure rialzare, ma se non abbiamo questo tipo di fiducia, e non la possiamo avere nell'immediato, perché si sta parlando, la preoccupazione della fase 2 è il ritorno del Covid. Certo. E a ottobre, per quanto stanno dicendo, ci sarà comunque. Ma chi ci garantisce? Quindi il problema non è semplicemente alzare le saracinesche, è andare a considerare le realtà dei singoli settori. Tutte le manifestazioni, tutto il settore dello spettacolo, della cultura e del turismo, dei porti turistici, che sono basati sulla socializzazione, sullo stare insieme, e tutto questo non sarà possibile. È inutile che ci facciamo illusioni. Quest'estate non ci potrà essere. Bisogna trovare delle soluzioni diverse. Ma un ristoratore che l'anno scorso di Biceglie per fare sulla Darsena, che ha fatturato per dire 100 l'anno scorso, non potrà certamente farlo quest'anno. Il che significa riduzione dei posti di lavoro, riduzione delle introiti e comunque della ricchezza in generale. Purtroppo il dato è questo. E ripeto ancora una volta, non siamo in grado di poter dire esattamente che cosa accadrà. L'invito agli imprenditori e agli stessi commercialisti, perché io devo dire che nel momento in cui sono uscite questi decreti e abbiamo iniziato a valutare le cose, e abbiamo anche detto a molti dei nostri imprenditori: momento, perché intanto queste sono le normative regionali, nazionali. Poi ci sono le normative regionali. La Regione Puglia si sta, diciamo, orientando in un modo positivo verso questo, verso, diciamo, il dare determinati aiuti. A livello nazionale si parla di 25.000 euro, a livello pugliese oltre quei 25 o indipendentemente da quei 25 c'è una misura che ti consente di avere un finanziamento diretto fino a 40.000 euro. Poi Emiliano ha annunciato un intervento di altri 450.000 euro, i cui bandi dovranno essere pubblicati entro aprile. Però, al di là di tutto, la prima cosa che abbiamo detto, momento, attenzione, se il problema è solo un problema di carattere finanziario. Perché se il problema è di mercato, certo, cioè nel senso che abbiamo perso il mercato, nel senso che non avremo più quella potenzialità, e allora dobbiamo valutare altre strade, anche drastiche, ma vanno valutate. Chiarissimo, Presidente. Ringrazio ovviamente Antonello Soldani, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario di Trani. Grazie per essere stato con noi. Ripeto, torneremo sicuramente nelle prossime settimane ad incontrarci per affrontare altri aspetti, perché la situazione è davvero drammatica e bisogna seguirla, perché si eviti che l'emergenza sanitaria, che si sta trasformando in emergenza economica, poi non sfoci in emergenza sociale. Grazie ancora, Presidente. L'appuntamento per tutti è la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie.